Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, benvenuti con Alex Carson. Sto giocando una riproposizione della finale di Coppa dei Campioni 92-93. Questo per introdurvi a quello che sarà la mia prossima serie. Intanto ragazzi, la patch è di Dedex e la trovate sul suo canale. Ed è una patch bellissima perché riguarda tutta la stagione europea 92-93. Secondo me è una delle stagioni più forti in assoluto, nel senso che è una stagione con tante squadre forti, dove le italiane vinsero due coppe su tre, la Juve vinse la Coppa UEFA, il Parma vinse la Coppa delle Coppe. Il Milan arrivò a un passo dalla Coppa dei Campioni, intanto bullet di testa niente, ma sappiamo tutti che fu controversa quella finale, sono venute fuori poi cronache di doping, quindi lasciamo perdere. Sicuramente non si comportò sportivamente il Marsiglia, quello è poco ma sicuro. Perché questa introduzione direttamente sul campo di calcio? Per parlarvi della mia prossima serie, appunto, che sarà completamente centrata sul campionato 92-93. Intanto 1992-93, che il Milan vinse. All'inizio lo dominava, poi subì il ritorno di alcune squadre, tra cui l'Inter, però alla fine vinse il campionato. E questo Milan introdusse, e adesso ve lo mostro subito, intanto Costa Curta rischia di segnare, ecco, introdusse il concetto di turnover, perché guardate che formazione c'è in campo e guardate la panchina, c'è un'altra formazione praticamente in panca che può tranquillamente giocarsi la Serie A. Ma non solo, fu l'introduzione di più stranieri, però al direttore di gara doveva essere consegnata una lista con massimo tre stranieri in campo, o comunque tre stranieri all'interno del rettangolo di gioco, quindi parlo di titolari e panchina. Fu una stagione che vide comunque il calcio italiano trionfare comunque in Europa, ci fu il pallone d'oro di Roberto Baggio, ci furono tante cose interessanti. Ma soprattutto è una stagione dove tante squadre europee erano veramente forti, e poi andremo a vederle così in carrellata. Vi dico solo, ve ne cito alcune: il Tottenham, che aveva davanti un certo Teddy Sheringham, il Blackburn di Shearer, c'era il Manchester di Cantona con delle giovani stelle che sedevano in panchina ma che erano abbastanza promettenti, per esempio un certo Paul Scholes, un Gary Neville, un certo David Beckham, tanto per dirne alcuni. L'Ajax, quell'Ajax che poi negli anni 90 fece faville, ed era un Ajax, l'Ajax di Bergkamp, in panchina sedevano tipo un sedicenne Clarence Seedorf, giocava un diciannovenne di nome Edgar Davids, per esempio. Oppure, sempre tra gli olandesi, il PSV di... abbiamo perso palla, brutta come abbiamo persa! Qui a Bedi Pelé, che poi arriverà al Torino. Il PSV di Romario, Vanenburg, per esempio. O, non so, i Rangers Glasgow di Ally McCoist e Mark Hatley. Possiamo andare avanti all'infinito. La Juventus di Baggio, Müller e Gianluca Vialli, l'Inter di Schillaci, Ruben Sosa, qui abbiamo mancato l'intervento Boxic, brutto pareggio di Feller, l'abbiamo presa proprio in quel posto. Comunque insomma era una, il Paris Saint Germain, andiamo in Francia, il Paris Saint Germain di Weah e Ginola, per esempio. Ne cito alcune, ma qual è il concept della mia serie che andremo a fare? Beh, sostanzialmente ci baseremo sul campionato italiano. Come vedete la numerazione è dall'1 all'11. Allora, io schiererò, oltre a seguire il calendario originale della Serie A 92-93, schiererò anche i titolari delle partite
di quell'anno, cioè letteralmente se in quella nella partita Y il Milan schiera Savicevic e Boban al posto degli stranieri Van Basten e Gullit, così sarà fatto. Purtroppo quello che non cambierà sarà la numerazione, ma per ragioni di tempo tutto lì, nient'altro, solo per quello, perché altrimenti il lavoro sarebbe molto più lungo e oggettivamente non ho tempo materiale per quella roba lì. Anche se sarebbe veramente iperrealistico a questo punto, però va bene lo stesso. E quindi non cambierà la numerazione, che all'epoca era dall'1 all'11, però insomma schiereremo quelle squadre titolari, quindi Van Basten giocherà un tot numero di partite, e poi sarà sostituito tipo da Papen, per intenderci. Dino Baggio per esempio all'inizio lo vedrete giocare terzino sinistro, perché Trapattoni lo schierava terzino sinistro, quindi tutta una serie di variabili, no? Ma al tempo stesso seguiremo sia i big match dei campionati esteri, tipo se alla settima giornata di Serie A c'è intanto c'è, non era fallo su Van Basten, se alla settima giornata di Serie A c'è nel campionato inglese Liverpool-Manchester, faremo Liverpool-Manchester. Naturalmente la includeremo nel tipo 90° minuto che giochiamo appunto con le squadre di Serie A. Se c'è Ajax PSV o Feyenoord PSV, comunque le includeremo. I big match dei campionati esteri verranno inclusi nel segmento. Ma oltretutto ve ne dico un'altra. È chiaro che la serie avrà comunque una cadenza meno settimanale, forse bisettimanale, ma sicuramente daremo un occhio anche al percorso di tutte le italiane nelle coppe europee. Quindi faremo il percorso del Milan in Champions League, faremo il percorso del Parma in Coppa delle Coppe, laddove sarà possibile, nel senso che è chiaro che se mi va a giocare, se il primo turno di Coppa delle Coppe del Parma era tipo con una squadra bulgara, non ce le abbiamo, ma se è tipo con lo Sparta Praga, allora possiamo farlo. Quindi andremo appunto su quel, faremo anche quel tipo di percorso lì e giocheremo insomma col Parma anche o con la Juventus o col Napoli per esempio. Una partita che salirà alla storia è Valencia-Napoli. Aia, che brutta situazione! Valencia-Napoli, quindi che finirà 1-5, però la rigiocheremo. Ecco, questo è il mio concept della prossima serie, che si chiamerà proprio stagione 92-93. Quindi grazie The Dex, perché ci pensavo da tempo. Sicuramente il sondaggio che ho fatto sul gruppo PES Classic Patch mi è venuto incontro, però questo è il mio concept appunto della prossima serie. Intanto finiamo la partita, poi se avete dei suggerimenti ragazzi, beh intanto cliccate sulla campanella, iscrivetevi al mio canale, e qualsiasi suggerimento avete scrivetelo tra i commenti. Andiamo a giocarci i rigori, assolutamente sì, calci di rigore. Beh, Albertini, Van Basten per ultimo. Ok, ci siamo. Ah. Ma lo sapete che io gli faccio tirare il quinto rigore a lui, al capitano? Mi sembra giusto. Via, andiamo ai calci di rigore. Gigi Lentini, adesso comunque scorreremo brevemente le squadre presenti, eh? Intanto Gigi Lentini la butta dentro alla grandissima. A proposito, non ve l'ho detto, siamo su PES 20 anziché su PES 21, e Seba Rossi la para. Seba Rossi lo limitò il carattere, perché era uno dei portieri più forti in Italia. Adesso qui lo tiriamo centrale e sotto la traversa. No, sono rimasto male, eh? Ma veramente ci sono rimasto male.
Secondo me lo tira ancora alla sua destra. Centrale, che stronzo. Jean-Pierre Papin. Bello, rigore perfetto. Rudi Feller. E Seba Rossi lo para. Proviamo a tirarlo alla Jorginho. Vediamo se ci casca. No, veramente. Sì. Avete ragione. Secondo me lo apre. Certo che quando parlo dovrei... A questo punto il capitano, una bella botta centrale di Baresi. No! Ma dico io, dovevi stare... vai, il Marsiglia vince, vabbè, pazienza, pazienza. Però era giusto per mostrarvi. Adesso andiamo un po' a vedere le squadre, così al volo, senza soffermarci tanto, ma ragazzi, le divise sono perfette. Ripeto, l'ho trovato sul canale di The Dex. Eccole qua, Dex, io ho cambiato qualche gruppo. E comunque, qui ho concentrato tutte le inglesi praticamente, le vedete. Inutile, fermatevi col filmato, tengo giusto un secondo o due per squadra, giusto perché possiate fermare e cambiare poi. Cioè, nel senso andare avanti, perché io quando vedo le patch delle squadre tante volte faccio play stop per vedere le squadre che voglio io, insomma. Qui il grande Malins, che adesso è finito secondo me, che fine ha fatto il Malins? Ecco la Serie A 92-93. Ancona, Atalanta, Brescia, il Brescia di Agi, il Cagliari Francesco, la Fiorentina che non si sa per quali motivi mandò a puttane quella stagione lì, era fortissima la Fiorentina lì. Brescia di Zeman, il Genoa di Scuravi, Branco e del povero Andrea Fortunato, l'Inter che non era male, l'Inter in panchina c'è un grande Darko Panchev. Anche questa Juve non era male, assolutamente. La Lazio, il Milan, Napoli, Sampdoria di Enrico Chiesa che sostituisce Vialli alla Juventus, il Parma ragazzi ce lo ricordiamo tutti, il Pescara del grande e povero Borgonovo, la Roma, il Torino, l'Udinese, poi sei squadre di B che sono Ascoli, eccolo qua, e c'è un giovane Oliver Bierhoff per esempio, giusto per dirne qualcuno. La Cremonese con De Zotti, il Lecce, il Padova di un giovane Del Piero in panchina, il Piacenza e la Reggiana. Dex, poi mi scriverai perché hai scelto queste squadre di B. Poi UEFA B, qui abbiamo un po' di squadre spagnole, guardate che squadre, oltretutto il Barcellona di Johan Cruyff, il Deportivo di Bebeto e Mauro Silva, il Real Madrid, guardate che Real Madrid c'era, mica da ridere, il Siviglia dove giocava Maradona in quell'anno, il Valencia che poi prenderà 5 pere dal Napoli, poi il Benfica, Sporting, il Porto, l'Hamburgo, giocava Lechkov per esempio all'Hamburgo, il Borussia Dortmund che farà la finale di Coppa UEFA con la Juventus. Quindi ce ne sono per tutti i gusti. Andiamo al gruppo UEFA C, l'Atletico Bilbao, mica poca roba, Celta Vigo, Real Sociedad, Sporting Gijón, Tenerife, c'erano tanti bulgari nelle squadre europee, che poi è l'ossatura di quella Bulgaria che poi nel 94 farà faville. Auxerre, Bordeaux di un giovane Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, che poi conosceremo tutti, Lisa Razou,
quindi non è che si parla di poca roba, eh? Il Caen, il Lens, il Monaco di Klinsmann, naturalmente il Montpellier, il Nantes di Ndoram, e Wydeck. Il Lione di Debà, grande punta Debà del Leone assieme della Montaigne, l'OM lo conosciamo tutti, il Paris Saint-Germain, ragazzi, e che Paris Saint-Germain era. Poi c'era il Galatasaray, che non di Hakan Şükür, anche questo è un Galatasaray che poi si svilupperà sempre di più ed era una squadra temibilissima. Il Grasshoppers di Jovan Elber, che poi finirà al Bayern Monaco. Lo Spartak. E infine alcune squadre tipo le greche, il Göteborg quando era ancora aveva grande blasone e via così. Questo è quanto, questa è la presentazione della mia serie, il concept ve l'ho spiegato, quindi se avete suggerimenti scrivetemeli tra i commenti, attivate la campanella, iscrivetevi al mio canale. Un abbraccio forte da Alex Carson.